Come sarebbero le città senza alcuno spazio verde o parco pubblico? Benvenuti da Roberto Massai, questo è Giardino Futuro, il podcast del giardinaggio consapevole. Se ti interessa un giardino sostenibile, facile da gestire, senza sprechi e senza chimica, vai sul sito www.giardinofuturo.it e scopri come posso esserti di aiuto. Nel corso dei precedenti episodi sulla storia dei giardini, abbiamo visto come parchi e giardini pubblici abbiano una storia lunga e affascinante che risale a diversi secoli fa. Le prime forme di parchi e giardini pubblici risalgono all'antichità. I giardini erano spesso luoghi di bellezza estetica, grazie ai quali nobili e regnanti non solo cercavano di ricreare un ideale di natura perduta, ma avevano anche funzioni pratiche come la produzione di cibo e la fornitura di zone di ombra e rifugio. A cominciare in Mesopotamia e nell'Antico Egitto, con i giardini reali e pensili come quelli di Babilonia, per poi passare all'antica Grecia e a Roma, dove i giardini erano spesso associati alle ville aristocratiche e ai luoghi di filosofia e insegnamento. Durante il Medioevo, i monasteri erano spesso circondati da giardini utilizzati per la coltivazione di erbe medicinali e piante utili, per poi arrivare al Rinascimento, in cui ci fu un risveglio dell'interesse per l'arte del giardinaggio, con giardini progettati secondo principi formali. Ma fino a tempi relativamente recenti, i giardini erano commissionati da ricchi proprietari terrieri, nobili, facoltosi commercianti, rimanendo ad uso esclusivo di pochi fortunati, mentre la massa delle persone ne era esclusa. I giardini avevano anche la funzione di stupire gli ospiti e accrescere il prestigio dei propri committenti. Nel mondo contemporaneo, i parchi e i giardini pubblici costituiscono un elemento essenziale per le città. Non solo offrono spazi per attività ricreative e di svago, ma anche benefici per la salute mentale e fisica dei cittadini, oltre a importanti habitat per la biodiversità urbana. Spesso i parchi e i giardini pubblici si prestano a ospitare eventi culturali, mostre d'arte e concerti, contribuendo a promuovere la coesione sociale e la diversità culturale nelle comunità urbane. E verrebbe da chiedersi come è avvenuto questo grande e necessario cambiamento. L'importanza del verde pubblico nelle città seguì la loro stessa espansione, avvenuta con l'avvento della civiltà industriale. Prima della rivoluzione industriale, le città erano centri urbani che condensavano all'interno importanti attività artigianali, artistiche e commerciali. Nei terreni limitrofi si estendevano grandi campagne coltivate che rifornivano in modo continuo di prodotti per il soddisfacimento dei bisogni degli abitanti della città. Di norma i cittadini avevano maggiori possibilità di spesa e quindi potevano permettersi un'alimentazione più ricca e cercavano in tutti i modi di distinguersi da chi viveva del duro lavoro della terra. Con l'avvento della meccanizzazione e la continua richiesta di manodopera, le campagne cominciarono a spopolarsi e fiumi di persone si riversarono nelle città in cerca di fortuna. I centri urbani crebbero in modo esponenziale in tempi brevissimi, con conseguente peggioramento delle condizioni di vita generali. È in questo contesto che iniziò a farsi sentire il bisogno di un ritorno saltuario alla natura e, invece di evadere fisicamente,
si finì con integrare la natura tra le mura cittadine. In Inghilterra la rivoluzione industriale e conseguente crescita delle città avevano creato condizioni di vita molto difficili per la maggior parte della popolazione. Il sovraffollamento dovuto al costante afflusso di persone dalle aree rurali in cerca di lavoro nelle fabbriche aveva portato alla creazione di quartieri densamente popolati, con abitazioni di scarsissima qualità. Molte persone vivevano in condizioni di estrema povertà, in alloggi privi di acqua corrente e servizi igienici. La mancanza di igiene e gli alti livelli di inquinamento dell'aria e dell'acqua provocarono gravi problemi di salute pubblica. Tutte queste sofferenze sfociavano spesso in proteste e rivolte. È in questo contesto che i parchi iniziarono ad assumere un ruolo chiave, perché offrivano un saltuario rifugio dalla frenesia e dall'inquinamento delle aree urbane, offrendo la possibilità di respirare aria fresca, godere della natura e svolgere attività ricreative. Il XIX secolo vide la creazione di parchi cittadini e la salvaguardia di alcune caratteristiche naturali nelle città. L'Inghilterra diede il via ad un movimento di grande portata che presto prese piede anche in Francia, in altri paesi europei e soprattutto negli Stati Uniti d'America. A dare lo slancio a questo movimento fu la convinzione che i parchi urbani potessero contribuire al miglioramento della moralità dei cittadini e che l'imitazione della natura in parchi e giardini avrebbe migliorato l'aspetto delle città e incrementato il valore delle proprietà immobiliari limitrofe. Londra, come al solito, era la città più nota per i suoi numerosi ed estesi parchi urbani. Molti di essi erano preesistenti al XIX secolo, erano infatti di proprietà reale e adibiti a parco privato o riserva di caccia. Fu sulla spinta del movimento romantico che vennero aperti parchi ex novo e parchi esistenti vennero trasformati secondo i canoni di imitazione della natura. Per le persone che abitavano nei pressi dei parchi, costruiti nel cuore delle città, era come trovarsi nella propria tenuta di campagna e godere della sensazione di trovarsi in un ambiente naturale. Londra, a metà Ottocento, era un caso abbastanza tipico perché la maggior parte delle città industriali inglesi, in grande espansione in quel periodo, avevano pianificato ben poco in riferimento al verde. Così, le condizioni di salute degli operai delle fabbriche e il loro rendimento sul lavoro era sempre più basso. Questo iniziò a preoccupare gli industriali e gli amministratori delle città. Tra il 1833 e 1843 il Parlamento inglese emanò una serie di leggi che permisero l'uso di denaro pubblico per la creazione di parchi. Le aree residenziali vicine salirono di valore e questo stimolò un periodo molto intenso di realizzazione di parchi in Inghilterra. Tutto questo processo, se da un lato fu positivo per la popolazione urbana, dall'altro ha portato a considerare i giardini come un'opera da progettare e costruire, al pari di strade, edifici e infrastrutture. Così il giardino ha perso nel tempo il suo lato artistico e poetico e ingegneri o architetti lo equiparavano a problemi pubblici e sociali da risolvere. Il giardino, dal luogo estetico e spirituale, si è sempre più trasformato in spazio verde con funzioni igieniche e ricreative. Il giardino ha anche questo potere, ma nel progettarlo e mantenerlo serve più la sensibilità del giardiniere piuttosto che quella dell'urbanista. Caspita, quando tocco questi temi mi accendo sempre e finisce che vado fuori dal seminato.
Sarà meglio tornare nella storia, altrimenti va a finire che qualche professionista si risente. Anche la Francia disponeva di una certa estensione di parchi reali che fu aperta al pubblico, anche se in netta minoranza rispetto ai vicini inglesi. Parigi, che all'inizio del XIX secolo contava 1 milione di abitanti, disponeva di circa 80 ettari di verde pubblico, rispetto ai 600 di Londra. Fu durante l'impero di Napoleone che ebbe inizio un grande cambiamento nella pianificazione della città. Anche in Francia prese il via una fiorente ristrutturazione paesaggistica grazie a una scuola di progettisti di notevole valore. Ma il movimento ottocentesco dei parchi urbani trovò in America il terreno più fertile dove si sviluppò più che altrove. Nelle Americhe le antiche civiltà native avevano idealizzato i loro giardini con uno stile molto prossimo a quello orientale. Della serie, quando si è connessi alla natura, come potrebbe essere altrimenti? Con l'inizio della colonizzazione da parte degli europei e la conseguente fine di queste civiltà, per oltre 2 secoli non si sentì parlare più di giardini. Le esigenze della lotta per la sopravvivenza o anche per l'arricchimento assorbivano tutte le energie dei pionieri e dei coloni. Anche quando la vita cominciò a normalizzarsi, gli ultimi a pensare al giardino erano i coltivatori, che pensavano soltanto a trasformare il proprio lavoro in utile immediato. C'è anche da dire che i conquistatori si trovarono di fronte a un continente vergine che offriva ricchezze pari a quelle di un autentico paradiso. Era difficile pensare di volerlo sostituire con un altro modello di mondo ideale. Più che a costruire giardini e pianificare il paesaggio, i colonizzatori erano piuttosto dediti nel distruggerlo. Fu intorno al 1750 che iniziarono le prime costruzioni di giardini commissionati da ricchi proprietari terrieri ad architetti europei perché ripetessero nel Nuovo Mondo gli stili più in voga del vecchio continente. Se ci pensi, ha quasi dell'assurdo. In Europa si poteva uccidere per avere in giardino qualche rarità esotica e in America si ambiva ad avere uno stile e piante europei. Chissà perché sarà così difficile sapersi accontentare di ciò che la natura ci offre, in modo così ovvio da sembrare quasi scontato. Forse è una nostra prerogativa ambire all'impossibile ad ogni costo. A quale prezzo, però? In America non c'era alcuna tradizione di parchi reali. Aree verdi inserite nelle città ad uso ricreativo ed igienico erano pressoché inesistenti. A parte qualche timido esempio di area pubblica, negli Stati Uniti del primo Ottocento il concetto di parco urbano era ancora sconosciuto. Anche qui, a un certo punto, le città iniziarono a crescere e di conseguenza le condizioni di vita dei cittadini a peggiorare. La borghesia, con il passare degli anni, aveva cominciato un esodo verso la periferia perché la vita nel centro non era più appagante. La funzione di parco ricreativo venne assunta dai cimiteri rurali che erano stati realizzati in aree adiacenti alle città. Si trattava di cimiteri che erano stati realizzati secondo i canoni del movimento romantico e quindi molto naturali, con viali sinuosi e alberati. Alcuni cimiteri erano così incantevoli da divenire vere e proprie mete turistiche per gli europei in visita. Le persone si riversavano in questi luoghi sacri come fossero a fare la scampagnata domenicale, e questo dimostrò la necessità della creazione di parchi pubblici nei centri urbani. L'esempio più emblematico fu realizzato a New York
con una superficie di circa 350 ettari, nel tentativo di eguagliare le riserve di caccia europee. Mi riferisco a Central Park. I progettisti di quello che è diventato uno dei parchi più iconici al mondo avevano notato che le persone amavano frequentare le riserve di caccia indipendentemente da questa attività. Inoltre, con una grande estensione, era più facile ospitare una ricca biodiversità. Nel 1858 iniziarono i lavori con migliaia di operai che in 15 anni realizzarono un frammento di natura incastonato tra le mura della città in espansione, nel rispetto comunque delle condizioni esistenti dell'area. La zona in origine si presentava brulla e incolta e la realizzazione richiese enormi spostamenti di terra, la costruzione di strade, ponti e chilometri di rete fognaria. Le aree paludose vennero trasformate in laghi, in contrasto con le zone di roccia emergente, mentre zone più alte vennero trasformate in prati e circondate da bosco. Si venne a creare l'illusione di trovarsi in piena campagna, nonostante la vicinanza della caotica e crescente metropoli. Una delle idee progettuali più brillanti fu quella di creare una gerarchia dei viali carrozzabili, equestri e pedonali, disposti su tre diversi livelli. Anche alla disposizione della vegetazione fu data una particolare cura. Nel 1871 le visite medie giornaliere erano di circa 30.000 persone, nonostante la popolazione fosse sotto il milione e il parco ancora relativamente distante dal centro. Oltre che un successo di pubblico, il parco si rivelò anche vantaggioso per la città da un punto di vista economico. Central Park è forse uno degli ultimi esempi di giardino chiuso, dove persiste un grande contrasto tra ciò che è dentro e quanto sta al di fuori. C'è da dire che all'epoca della sua realizzazione non era ancora contornato dagli edifici come oggi e che, nonostante sia tutt'altro che naturale, l'intento iniziale era stato quello di preservare almeno una parte della superficie originaria di Manhattan. Il movimento dei parchi urbani proseguì fino all'inizio del XX secolo, assieme ad un crescente interesse per l'influenza che il verde poteva esercitare sull'ambiente urbano. Con il passare degli anni, il grande parco pubblico, che aveva avuto la funzione di imitare la natura e permettere alle persone di immergersi in totale contemplazione, venne sostituito da aree più piccole e attrezzate per il gioco dei bambini e lo sport. Soltanto di recente siamo tornati a dare valore a grandi estensioni nella pianificazione delle città, anche se i presupposti sono ben diversi da quelli romantici e si orientano piuttosto verso la mitigazione dei cambiamenti climatici e il miglioramento della sopravvivenza collettiva. Chi ancora abita in zone di campagna non si rende bene conto di quanto siano necessari gli spazi verdi in città. I cittadini invece lo sanno bene, soprattutto in estate, quando la temperatura amplificata da asfalto, cemento e motori diventa a dir poco insopportabile. L'aria risulta irrespirabile e per un posto all'ombra si potrebbero commettere pazzie. Eppure, in molti casi, alberi e spazi verdi sono ancora considerati elementi di arredo, senza valutare i benefici che apportano alla salute fisica e mentale delle persone, sia nel breve che nel lungo periodo. Se questi temi ti toccano, fammi sapere cosa ne pensi. Puoi scrivermi all'indirizzo robertomassai@giardinofuturo.it. E se invece vuoi approfondire i temi del giardinaggio sostenibile, accedere ai miei videocorsi o richiedere una consulenza esclusiva, vai sul sito www.giardinofuturo.it.
Ti ricordo che il futuro dipende anche da te e puoi deciderlo già nel presente. Ti do appuntamento alla prossima. Ciao!